Cari amici di Verde a Nord-Est, ben ritrovati, un saluto da Laura Ferrari e da Silvano Facco per questa nuova puntata che comincia dalla provincia di Vicenza. Mi trovo a Grisignano di Zocco. Siamo qui perché all'interno del contesto dell'antica fiera del Socco, la Weber, che è azienda leader nella produzione di barbecue, ha organizzato una gara di griglia, proprio così. Come potete vedere alle mie spalle, i concorrenti si stanno preparando. Linea subito a Silvano Facco per la sigla e poi rientriamo qui da Grisignano di Zocco. Le sommet de l'élevage ouvrira ses portes les 7, 8 et 9 octobre à la Grande Halle d'Auvergne. Professionnels, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. E i 20 Grill Team stanno scaldando i barbecue. Come vi dicevo in apertura di puntata, amici, siamo in provincia di Vicenza, Grisignano di Zocco, per un contest, insomma una gara, una competizione in cui insomma vedremo schierati 10 team italiani e 10 team americani. Perché? Perché insomma il barbecue anche qui in Italia ormai è diventata una tradizione radicata, anche grazie al lavoro di un'azienda come Weber, leader nel mondo della produzione di barbecue, e a grillmaster come Gianfranco Locascio, che è qui al mio fianco. Allora, insomma, il barbecue piace anche qui agli italiani e noi veneti? Assolutamente sì, il barbecue sta avendo uno sviluppo incredibile, forte anche dal fatto che esiste più consapevolezza rispetto alla tradizione. Abbiamo iniziato, grazie anche a Weber, a instillare la cultura del barbecue, portando malizie scientifiche e virtuosismi gastronomici. Quindi diventa veramente il motivo per stare insieme la domenica con la famiglia, mangiare bene e divertirsi. E oggi tu presenterai anche un tuo libro che io so essere andato a ruba. È uscito nelle edicole a maggio, ha già venduto tantissime copie. Si pensa ad una ristampa. Si pensa ad una ristampa. Il mio libro si chiama Diventare Grillmaster ed è un manuale che ho pensato per restare sempre attuale, in cui il perfetto neofita può, utilizzando e seguendo il mio percorso, riuscire a utilizzare i dispositivi di nuova generazione, producendo grande piacere per se stesso e per le persone che stanno alla sua tavola. È sostanzialmente un manuale tecnico, ma con temperato di intrattenimenti e virtuosismi, quindi non è una lettura noiosa, insomma. Quindi allora comprate il libro di Gianfranco Locascio, però dai, ci dai due segreti, due diciamo accorgimenti per fare un buon barbecue così al volo? Allora, prima di tutto uscire dal contesto dei tempi di cottura, perché i tempi di cottura non esistono, esistono le temperature di cottura. La carne al sangue quando raggiunge i 55 gradi al cuore, cottura media 65, ben cotta 75. Basta avere un piccolo termometro, misurare la temperatura e non si sbaglia mai un colpo. Ringraziamo Gianfranco Locascio e diamo il benvenuto ad Alessandro Radin, che è il direttore di Weber Italia, ma non solo, anche di Spagna e Portogallo. Allora, una bella iniziativa questa, insomma un'iniziativa, una gara, ma che vuole essere soprattutto un modo per stare insieme, un modo simpatico per stare insieme. Ma direttore, che cos'è esattamente Weber? Beh, Weber è un'azienda che nasce nel 1952 a Chicago e nasce quasi per sbaglio, nel senso che George Steven, che era uno degli operai di Weber, che all'epoca faceva boe per navi, ha la brillante idea di tagliarne una metà, metterci tre piedi, un coperchio, e da lì nasce il mito che è oggi Weber in tutto il mondo. Oggi Weber è l'unico marchio, direi, riconoscibile nel nostro ambito, nel mercato dei barbecue. Ecco, quali sono le caratteristiche di un prodotto come quello che utilizzeranno questi 20 Grill Team oggi? Ecco, rispetto alla griglia tradizionale che siamo abituati a vedere a bocca aperta, tutte le nostre griglie,
sia elettriche, sia a gas, sia a carbonella, hanno la peculiarità di avere il coperchio, quindi si cucina proprio a coperchio chiuso. In questo modo si evitano le fiammate improvvise e il seccarsi dei cibi, e questa è la cosa principale dei nostri barbecue. Io non ho ancora spiegato perché qui oggi ci sono 10 team italiani e 10 americani, lo vuole dire lei? Diciamo che non è stata una scelta nostra, nel senso che da sempre la Fiera del Socco è legata, cioè abbiamo una caserma importante americana, una presenza importante, e da sempre c'è questa amicizia tra Grisignano e la caserma Ederle praticamente, e quindi ci è stato chiesto appunto, perché il barbecue è nato in America, sono loro i maestri, perché non fare un contest in cui si sfidano delle squadre americane e italiane. E quindi noi siamo curiosissimi di seguire questa gara e di vedere insomma chi vincerà. Grazie ad Alessandro Ladine, direttore di Weber Italia. Ed ecco uno dei grill team che oggi si sfiderà qui a Grisignano di Zocca. Allora intanto diamo il benvenuto a William e Andrea. Allora, avete già preparato la griglia, già calda, già pronta? Sì, perché bisogna sempre dare una botta di calore iniziale per far togliere l'odore del marchio di fabbrica dell'acciaio, diciamo. Allora stiamo preriscaldando il dispositivo. Allora, so che ci sono, diciamo, due categorie, dovete fare la classica bistecca e poi un piatto libero. Allora, il vostro piatto libero quale sarà? Il nostro piatto libero è un carré di maiale ripieno di porcini e speck, servito su un piatto di radicchio grigliato. Questi sono i porcini, esattamente. Li avete raccolti voi? Magari. Quest'anno non ce ne sono. Scarseggiano. Siete bravi, lo fate anche a casa il barbecue? Beh, io sì, sempre. Minimo due volte a settimana, poi faccio già gare a livello internazionale anche, quindi è giusto un po' per stare in compagnia oggi. Bene, grazie, in bocca al lupo. Abbiamo sentito un team italiano e adesso sentiamo un team americano. Allora, siamo insieme a... What's your name? Brandon. And? Anderson. Ok. And what's your name? Laura, I'm Laura. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Where do you come from exactly? Da dove venite esattamente? Colorado. Colorado and? New Mexico. In New Mexico. Yeah. Do you like barbecue? Sì, sì. Fa bene. Va bene, è buono. I love it. Uh-huh. Yes. Which is your secret for secret? My secret? Uh-huh. Oh, I don't know for if a good I should, barbecue? I don't know if I should tell you, but should I tell him? Yes, just dai. A little bit. Okay. Cerchiamo di svelare il segreto per fare un buon barbecue. My secrets is when you're doing your preparation for like grilled onions and things like this. Se ho capito bene, cipolla, vero? You save cipolla. You keep it. Save the onions, save the... Ah, ok, bisogna salvare le bucce, ok, yeah. La scorza della then, cipolla. While you're cooking. Mentre si sta cucinando? You put it on the charcoal. It makes a beautiful smell. Aroma. Ok. Here, come on. Look, ok, come on. Vediamo, like andiamo this. A vedere. Excellent. Grazie e in bocca al lupo. Good luck, si Only dice. Only one secret though today. Only one, ok. Chiudiamo qui da Grisignano di Zocco, da questo contest con protagonista il barbecue insieme a Paolo Massobrio, che è giornalista, insomma lo conoscerete, critico enogastronomico, che qui in questo contesto fa parte della giuria, ma è anche editore del libro di Gianfranco Locascio. È un libro importante che ha avuto un successo notevole su Amazon, è sempre da mesi tra i primi 10 libri di cucina più venduti, perché vuole insegnare un metodo per imparare a grigliare seguendo la via italiana. Qual è la via italiana? È la via dei nostri prodotti, dei prodotti della nostra campagna e del nostro artigianato alimentare. Quindi questa è stata una vera e propria novità, credo che tutti quelli che amano il barbecue lo debbano avere in casa. La sottoscritta compresa, grazie. Questa coppia è per te. Grazie, grazie a Paolo Massobrio, qui da Grisignano di Zocco è tutto, ridiamo la linea allo studio.